Nessuna invasione straniera. I richiedenti asilo in Lombardia rappresentano lo 0,2% della popolazione. Il problema esiste, ma è ingigantito da chi soffia sul fuoco della paura. A dirlo è il dossier statistico Immigrazione 2016 curato da Idos e Confronti e presentato alla CIS di Milano. I profughi fanno notizia, i migranti stabili no. Non si parla più dei 5 milioni di persone che vivono in Italia, che sono un quarto in Lombardia, e di questi 250.000 nella città di Milano. Sono persone che vivono, lavorano, pagano le tasse, pagano buona parte delle nostre pensioni, però sono totalmente dimenticati dai media, che oggi sono concentrati soltanto su richiedenti asilo e rifugiati. Sono persone che continuano a manifestare però problemi che sono fondamentalmente connessi a una normativa che ormai è superata e che deve essere cambiata. Una normativa che lega strettamente il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, e quindi siamo in un periodo di crisi e le persone che perdono il lavoro perdono anche il permesso di soggiorno e precipitano di nuovo nell'irregolarità, trascinando nell'irregolarità, nel sommerso e nel lavoro nero anche i familiari e nell'irregolarità anche i figli che magari sono nati in Italia e che per una normativa ancora sbagliata non possono essere riconosciuti come cittadini italiani. Una normativa sbagliata anche perché è sempre stata concentrata molto più sul contenimento dei flussi piuttosto che sulla integrazione di chi decide di vivere nel nostro paese, ma non è mai riuscita neanche a gestire i flussi di ingresso nel nostro paese. Quasi 9 immigrati su 100 che risiedono in Italia vivono a Milano. I più presenti sono gli egiziani, seguiti da filippini, rumeni, cinesi, peruviani ed ecuadoriani. In Lombardia sempre nel 2015 si sono registrati 682.682 occupati nati all'estero, e solo nella provincia di Milano si concentra circa il 55% degli occupati nati all'estero dell'intera regione, quindi anche in questo caso la forza attrattiva della provincia capoluogo. Gli occupati nati all'estero rappresentano il 16,6% sul totale dei lavoratori del territorio e sono concentrati per lo più nei servizi e nelle microimprese. Nel 2015 il saldo occupazionale si è mantenuto per il quarto anno consecutivo negativo, registrando un saldo di una variazione negativa di meno 10.400 unità circa. Invece le imprese immigrate continuano a registrare un trend di crescita e un andamento positivo in continuità con gli anni passati. In particolare le imprese in Lombardia condotte da persone nate all'estero sono 105.445 e rappresentano l'11% di tutte le imprese della regione. Alla presentazione del dossier è intervenuto anche l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino, che ha fatto il punto della situazione sui profughi ospitati a Milano. La situazione dell'accoglienza a Milano è complicata, nel senso che noi abbiamo fatto la scelta, di cui assolutamente siamo orgogliosi, che rivendichiamo, di non girarci mai dall'altra parte, di assumerci la nostra parte di responsabilità assieme al terzo settore per dare un tetto ai profughi. Però è chiaro che siamo in difficoltà, 3.800 presenze quotidiane in questi giorni ci mettono a dura prova e serve un piano che coinvolga in modo molto più efficace tante altre città nell'area metropolitana e in regione Lombardia. Come a livello nazionale io credo che si debba ridisegnare il modello dell'organizzazione dell'accoglienza, oggi assolutamente pieno di buchi e di problemi aperti. Il governo fa molto bene due cose, che è l'azione di sostegno all'accoglienza in mare e l'azione di rivendicazione politica in Europa. Però questa, l'azione di rivendicazione in politica in Europa sulle responsabilità degli Stati membri, non divenga mai l'alibi per non affrontare le necessità di un paese che deve rivedere in modo molto diverso la propria modalità di accogliere, perché è vero che c'è un grandissimo disordine. Il disordine alimenta in qualche modo o crea una sponda anche implicitamente a chi invece vuole fomentare la paura.